Video Marketing Italia, il podcast per imprenditori e responsabili marketing che vogliono promuovere il proprio business con l'utilizzo dei video online. In ogni episodio Marco Gatti di presentazioneanimata.it ti svela consigli pratici, tendenze, tecniche e strategie su come utilizzare i video per creare un pubblico, generare leads e chiudere più offerte. Approfondimenti con interviste a esperti di settore che condividono le loro intuizioni su come utilizzare con successo i video per il marketing, i social media e il branding. Ciao Chiara e benvenuto a Video Marketing Italia. Ciao Marco, piacere mio, ciao. Allora, io ho un po' studiato e ho visto che sei un'esperta di public speaking, di video public speaking, e alleni imprenditori, manager e professionisti, soprattutto digitali, a migliorare il modo in cui si presentano in pubblico in diversi contesti di business. Prova a raccontare a chi ci ascolta meglio chi sei e cosa fai. Ciao a tutti, come dice Marco, esattamente, ha studiato bene, mi occupo esclusivamente di public speaking, ovvero aiuto tutte quelle persone che hanno diversi bisogni o problemi. Ad esempio, devo presentarmi in pochissimi secondi o minuti, oddio, ho una storia lunga 15 anni, come faccio a riassumerla? Oppure mi hanno chiamato a parlare a un mega evento, avrò una bella e appetitosa audience davanti a me e se faccio una brutta figura? Oppure sono abituato, ok, a parlare in questi eventi, ma mi annoio da solo a sentirmi, dico sempre le stesse cose nello stesso modo e non so fino a che punto le persone poi mi capiscono e non so fino a che punto poi riesco a incuriosirle e a influenzare anche le loro decisioni in positivo, ovviamente. Poi aiuto anche tutte quelle persone che dicono: Madonna, la telecamera, vorrei fare video, ma proprio penso che non faccia per me, perché divento veramente rigido, inespressivo e totalmente poco autentico davanti alla telecamera. E poi, ovviamente, c'è sempre il problema di riassumere tutto in pochissime pillole. Quindi questi sono i contesti in cui aiuto imprenditori, professionisti e manager a crescere relativamente appunto alle loro competenze comunicative online e nella vita offline. I nostri ascoltatori probabilmente non sanno che tu fai proprio la speaker e hai partecipato a tanti eventi come speaker. Sì, ho trasformato questa mia passione che coltivavo ormai da diversi anni in professione, ormai da quasi 3 anni, ne sono molto soddisfatta e dedico tutte le mie giornate proprio a questo. Sì, organizzo eventi miei, organizzo mensilmente dei mini corsi serali, ad esempio a Milano, piuttosto che a Torino ed ora anche in altre città, ho in programma tra poco Roma, ho in programma anche la Romagna e mi occupo appunto di sensibilizzare le persone con questi mini eventi sull'importanza di saper comunicare. Ogni serata ha un tema specifico, c'è la serata sul video public speaking, c'è la serata sullo storytelling, ci sono serate appunto diverse sempre ogni volta e quello che mi piace anche e che mi appartiene anche per il tipo di carattere che ho è il desiderio anche di conoscere persone nuove e connetterle tra loro, quindi in tutti i miei eventi non manca mai un momento di business networking finalizzato appunto allo scambio di contatti per lo sviluppo di sinergie. Poi vengo chiamato, ok, come speaker in eventi, possono essere convention aziendali, nazionali oppure europee e di recente sono stata proprio lo scorso sabato a Riccione come speaker in un evento che si chiama Business Testing, che è un evento grandissimo, di enorme portata, parliamo di 350 persone invitate, nel quale c'erano diverse case history di imprenditori di successo, sono stata inserita nel caso Basta Muzza, che è un'azienda di Pioltello che si occupa appunto del combattere la muffa, il nemico della salute dei nostri italiani, e questo imprenditore ha raggiunto il successo grazie appunto all'aiuto di diversi professionisti di diversi settori, tra i quali anche me e il public speaking. Quindi in 7 minuti ho spiegato come ho rivoluzionato il modo di comunicare di questo imprenditore, trasformandolo da semplice comunicatore a comunicatore molto efficace, soprattutto carismatico, capace di farsi seguire sia negli eventi online e anche tantissimo nei video. Hai anche partecipato ai campionati nazionali di public speaking con ottimi risultati. Vuoi raccontarci qualcosa?
Sì, gareggiare è qualcosa che mi piace molto perché stimola tantissimo la mia capacità di dare sempre il meglio di me. Quindi ogni anno mi cimento in questa tipologia di gare e sono riuscita a ottenere per 2 volte il primo posto in Italia per quanto riguarda la capacità di valutare in modo efficace uno speech e di rivoluzionarlo in soli 3 minuti, dando allo speaker dei feedback di alta qualità che gli consentono di capire quello che già fa bene, quello che potrebbe migliorare e soprattutto come potrebbe dire in un modo diverso le stesse cose che ha detto. Quindi in soli 3 minuti devi dimostrare di essere molto veloce nel pensare e soprattutto appunto capace di dare grandissimo valore in pochissimo tempo. Poi mi sono cimentata anche nei campionati europei e sono arrivata finora a un 3° posto in Svizzera, dove ho fatto la competizione esclusivamente in lingua tedesca. Infatti il tedesco, essendo laureata in lingue, è insieme al public speaking la mia più grande passione. Hai anche scritto un libro sul video public speaking, recentemente è uscito. Esatto, è uscito a gennaio del 2018 questo libro, siamo già alla 2ª edizione, è andato molto bene, si intitola Video Public Speaking, la guida professionale per comunicare con efficacia davanti alla telecamera anche se odi parlare in pubblico, ed è un libro che ho scritto per tutte quelle persone che o hanno paura, quindi vorrebbero fare video, ma il classico vorrei ma non fa per me, e quindi sono lì ma non sono ancora mature e pronte per farlo per qualsiasi motivo, oppure per persone che già li fanno e quindi potrebbero tranquillamente saltare il piccolo capitolo dedicato alla paura e dedicarsi esclusivamente alla tecnica. Quindi come costruisco degli speech di qualità che siano molto brevi e che siano al contempo efficaci e di valore. Poi ho scritto anche un capitolo in questo libro che è per me il capitolo più significativo proprio a livello umano, nel quale racconto la mia storia, nel senso che io fino a 1 anno e mezzo fa ero non terrorizzata, sarebbe la parola sbagliata, ma comunque molto scettica verso il mondo dei video, perché mi dicevo: Chiara, in fin dei conti tu sei una trainer di public speaking, quindi se vai davanti alla telecamera sicuramente le persone ti guarderanno con un occhio molto critico, diranno: ma sei un esempio oppure no? E quindi io, per la paura di non essere un esempio perfetto, continuavo a scrivere sul mio blog tanti articoli, a postare su Facebook, ma evitavo come la peste il famoso primo video. Se non che un giorno stavo lavorando e mi arriva un messaggio su Messenger da un mio caro amico che mi dice: ma come, Chiara, sono appena stato sul tuo canale YouTube e vedo che hai 4 video, ma non ti vergogni, cosa pensano le persone di una public speaker che non si fa vedere? E così in 448 ha ribaltato veramente, e ne sarò grata per tutta la vita, la mia percezione. E ho chiamato un videomaker dopo 5 minuti da quel messaggio su Messenger, interrompendo anche lavori importanti. Ho sentito una forte chiamata verso questa cosa. Ho chiamato il videomaker e gli ho detto: ascoltami, quando è la tua prima disponibilità? Io vorrei vendere da te e girare 100 video. E ho avuto subito la fretta di recuperare il tempo perduto. Fortunatamente il videomaker mi ha fermata e mi ha detto: ok Chiara, va bene la tua voglia di iniziare, concordo con te che i video siano non importanti ma fondamentali oggi, ma iniziamo al massimo con 7 video e poi proseguiremo pian piano. Gli dico ancora grazie perché ora il mio canale sta crescendo benissimo, naturalmente, senza neanche sponsorizzazioni, e ho già quasi 1500 iscritti e tantissime interazioni e sono veramente iper soddisfatta e ringrazio ovviamente il mio amico che mi ha svegliata, e ora voglio fare lo stesso con persone che magari per altri motivi sono lì che vorrebbero ma non stanno facendo, e spesso i motivi sono magari anche molto buffi, no? Non mi piace la mia voce, non mi piacciono i miei capelli, in video vengo male, tutte queste storie in realtà sono solamente delle, concedimi il termine, pippe mentali che una volta superate con i primi video tranquillamente non si notano più perché iniziano ad avere i risultati, no? Il fatto che tu vai online ti inizia a portare una visibilità e quindi sei trascinato poi dall'onda positiva piuttosto che da tutte le tue paturne, dubbi, paure.
Come fai a convincere la gente di superare questa paura, questa ansia di parlare in pubblico? Allora, convincere, diciamo che io cerco di trasmettere la mia passione. Il termine convincere non è un termine che voglio utilizzare. Io vivo, faccio la mia professione, cerco in ogni modo, in ogni singolo post, in ogni singolo video, di far capire alle persone quanto mi piace fare quello che faccio e di portare delle storie, ad esempio, o la mia storia o storia di altri clienti che sono partiti da un problema, quindi da una resistenza, e poi sono arrivati al risultato. Quindi porto ad esempio molto spesso la case history di un mio personal trainer di Catania, il mio carissimo Fabio, con il quale ovviamente abbiamo sviluppato un rapporto splendido, perché poi spesso con i clienti mi affeziono, diventiamo anche amici. E Fabio è partito totalmente bloccato, quindi il primo video che mi ha mandato è stato di lui lontanissimo dalla telecamera, tutto imbronciato, e io, avendolo conosciuto su Skype, l'ho visto una persona totalmente diversa, molto solare, simpatica, piacevole, e quindi gli ho detto: guarda Fabio, sono contenta che vuoi fare questo primo passo e abbiamo da fare un bel lavoro insieme. Quindi con lui ho fatto un programma che è durato 3 mesi e che l'ha portato a cambiare radicalmente. Infatti poi ho postato anche una sua videotestimonianza sia sulla mia pagina Facebook, che ha alzato i public speaking, sia sul mio canale YouTube, che ha alzato i public speaking, dove, ok, probabilmente non piacerà a tutti, ok, perché comunque ogni speaker ha le sue caratteristiche, però è indiscutibile il fatto che lui davanti alla telecamera ora ci stia, e anche bene, e soprattutto per me è il simbolo dell'esempio proprio eclatante, cioè di quella persona che dice: mi prendo un impegno con me stesso, e esattamente come nel suo caso cura il suo corpo, perché è un personal trainer, con disciplina e con costanza, lo faccio anche per la mia comunicazione. E quindi lui è stato in una sorta di palestra di comunicazione con me per questi 3 mesi, e impegnandosi, facendo gli esercizi, mandandomi dei video di prova, è riuscito a diventare molto bravo, e ora sì, mi contatta un po' per sentire come sto, perché siamo, come ho detto, anche amici, ma sta lavorando prevalentemente da solo, e ogni tanto mi chiede delle piccole consulenze per, non so, sperimentare altri format, avere dei feedback per crescere ancora di più. Però per me questo è l'esempio. Quindi come li convinco, tra virgolette, i potenziali clienti, portando storie di altre persone o la mia storia, o facendo vedere molto concretamente i risultati, come ho fatto a Riccione nel caso Bastamuzza, dove ho fatto vedere appunto a questi 350 imprenditori dove il titolare di Bastamuzza è arrivato cambiando il suo modo di comunicare. Quindi ha fatto un elevator pitch, un brevissimo discorso di presentazione, un anno prima, e un anno dopo si è trovato, grazie a quell'elevator pitch, a parlare in una convention aziendale. Poi ha fatto 2 eventi dal vivo a Rimini, e ora è stato già chiamato per fare il terzo e parlerà davanti a 100 in Bianchini, ed è stato citato dalla stampa locale. Ha iniziato a fare video prima di conoscermi e ha migliorato i suoi format dopo avermi conosciuto. Il suo canale YouTube è migliorato esponenzialmente in termini di risultati, ho mostrato proprio i numeri. Quindi come li convinco? Li convinco con le storie e con i fatti concreti. Prima hai parlato di elevator pitch, è una delle tecniche del public speaking. Ci puoi dire qualcosa in più? Quanto deve durare? Cosa ci deve essere in un pitch efficace? L'elevator pitch è uno strumento fondamentale per gli imprenditori, manager e professionisti di oggi, perché siamo sommersi veramente in uno tsunami informativo e è difficilissimo catturare l'attenzione. Quindi pensiamo quando andiamo a una colazione di business networking, piuttosto che quando facciamo un breve video. Quando siamo chiamati a dire chi siamo e cosa facciamo, e abbiamo pochissimi secondi o pochissimi minuti. Ecco, dobbiamo avere un metodo per strutturare questo discorso, perché molto spesso si pensa che sia impossibile raccontare tutto quello che facciamo, perché è tanto, perché è complesso, in un tempo così compresso. In realtà è possibile, ho preparato anche clienti a
sostenere pitch di 7 secondi. È stato possibile ed è stato efficace perché ci sono dei metodi specifici. E a tal proposito, appunto, ho proprio di recente messo online un videocorso che si chiama Elevator Pitch Formula, che ti guida passo per passo attraverso dei miei video alla costruzione del tuo elevator pitch di successo. Quindi sì, esiste un metodo, come dicevo prima, e faccio prima dire che cosa non è un elevator pitch. Non è un elevator pitch, non è un piccolo speech nel quale ti racconti in un modo noioso e didascalico, non è un pitch da iniziare con il classico buongiorno a tutti, sono Paolo e sono un commercialista, perché in questo modo saresti terribilmente noioso e uguale a tutti gli altri speaker, e non è nemmeno un pitch da riempire con paroloni astratti, quindi sono un consulente, mi occupo di diritto societario. No, dobbiamo andare molto nel concreto e quindi toccare in prima linea quelli che sono i problemi del tuo target, cioè della persona, del tuo potenziale cliente o del tuo potenziale partner, dipende da quello che stai cercando, e partire sempre da lì. Quindi la grande trappola che impedisce a imprenditori, professionisti e manager di costruire dei pitch efficaci è proprio il fatto che non partono dal pubblico, ma partono da loro, quindi dalla soluzione. E dove si trova questo corso? Allora, si trova online, l'ho lanciato proprio una settimana fa, e se, appunto, entrando nella mia community su chiaralzati.it ci sono diversi bonus, tra cui anche la possibilità, appunto, di scoprire l'Elevator Pitch Formula, che è il videocorso. Che cosa consigli per chi si approccia al public speaking? Allora, non consiglio l'improvvisazione, nel senso che è importante avere un metodo. Quindi consiglio assolutamente di acquisire un metodo per parlare in pubblico, possibilmente un metodo che non comprenda solamente una parte del public speaking, perché vedo che oggi c'è molta confusione su questo termine. Ci sono anche attori, psicologi che dicono di fare public speaking. Il punto è che, essendo public speaking una parola astratta, ognuno dà a questa il significato che vuole lui, ok? Quindi spesso ci sono attori che dicono faccio public speaking. Sì, va benissimo, sei bravissimo nell'uso della voce, ok? Ci sono diversi settori che compongono poi l'arte di parlare in pubblico, quindi io consiglio un approccio completo, un approccio che ti consenta di imparare a capire quali sono le domande giuste che ti devi fare per preparare un tuo discorso, quali sono i metodi poi per strutturare i tuoi contenuti del discorso e poi come esporlo. Il mio metodo è completo, non lo faccio tutto da sola, ad esempio la parte di come dirlo, per la parte della voce, quindi dizione e articolazione, tutto, sono affiancata anche da una trainer che aiuta i miei clienti a pronunciare meglio, alla dizione, tutte queste cose, potenziare la voce, ok? Quindi se una persona sceglie il mio metodo, per il 99% lavora con me, e per quell'1%, che è la parte appunto di voce, lavora con altri professionisti. Come sei diventata esperta in public speaking? Come dicevo prima, il public speaking è stato per me un hobby per tanti anni, frequentando una palestra, possiamo definire così, che si chiama Toastmasters. L'ho frequentata e tuttora la frequento in alcuni club su Milano, e dopodiché ho detto no, però qui mi manca qualcosa, io non sono soddisfatta della mia vita d'ufficio e voglio fare della mia passione una professione. Però ovviamente quello che avevo imparato ancora non mi bastava, nel senso che per fare una professione devi avere una preparazione più specifica, più profonda e soprattutto più ampia. E quindi ho iniziato a prendermi tutta una serie di anche certificazioni, ho fatto la scuola di teatro per 4 anni per migliorare la mia presenza sul palco. Dopodiché ho fatto la scuola, ad esempio, per diventare trainer per il metodo TTI Success Insights, che è un metodo che mi diverto tantissimo ad insegnare e divide le personalità in 4 colori, risale a Jung questo metodo, uno psicanalista svizzero degli anni 60, e appunto divide le personalità in 4 colori, rosso, giallo, verde e blu. Ciascuno di noi ha
il proprio stile di comunicazione predominante, il grande impegno che ci dobbiamo mettere è capire qual è il nostro stile, poi intuire qual è lo stile comunicativo del nostro interlocutore e adeguare il nostro modo di comunicare a chi ci ascolta. E quando questo accade, sia in circostanze di vendita, sia quando abbiamo davanti una vasta platea, accade una magia, nel senso che vediamo le persone molto più coinvolte rispetto a quando parliamo esclusivamente nella nostra modalità. Quindi, tornando alla domanda, ho messo insieme diverse competenze acquisite in diversi ambiti e ne ho fatto una professione. Quando hai scoperto che il public speaking era quello che volevi fare nella vita? Cioè, c'è stato un momento di illuminazione? C'è stato un momento di illuminazione, sì, ero su un treno e stavo tornando a casa dopo l'ennesima giornata in ufficio, ero estremamente frustrata, avevo perennemente la dermatite alla fronte, ero sempre cupa e soprattutto insoddisfatta, e ho trovato in treno un mio compagno di treno, che poi è stato anche un mio carissimo amico ed è tuttora un carissimo amico, e mi ha visto molto triste e mi ha detto: ma scusami Chiara, che cosa ti piaceva fare quando eri piccola? E io ho avuto subito una illuminazione, mi sono vista quando ero bambina alle elementari e mi sono ricordata che le maestre mi chiamavano sempre a fine anno a fare quella mega recita, sai, quella dove ci sono tutti i genitori, tutti i nonni, tutti gli zii, quindi la palestra che sembra lo stadio di San Siro. E ho detto: cavolo, però a me manca quell'emozione lì, devo dire la verità. E quindi da lì ho messo un segnino di consapevolezza molto forte, e poi da lì ho detto: va bene, ok, però cosa faccio di questa cosa? E ho iniziato ad esplorare cose molto limitrofe, come ti dicevo, anche il teatro, che però anche lì non voglio fare l'attrice, no? Ho iniziato a esplorare delle tematiche vicine che mi consentissero ancora di poter tornare a vivere quell'emozione, e di giorno in giorno, poi unendo i vari puntini, come direbbe Steve Jobs, ho capito perché tante cose sono accadute, e unendo i puntini ho creato poi una nuova vita. Qual è stato il tuo più grande errore nel public speaking? Il mio più grande errore nel public speaking è l'errore in cui cadono quotidianamente tutti i miei clienti, tutti. E il mio più grande errore è stato circa 7-8 anni fa, quando lavoravo ancora come recruiter per una multinazionale tedesca a Milano, e mi hanno chiesto delle persone di andare a Roma a fare un workshop, ok, su come presentarsi su LinkedIn. Anche io sono partita, ancora non avevo delle cognizioni molto molto forti di public speaking, e ho fatto il mio workshop, quindi iper preparata, precisa. E poi alla fine ho chiesto i feedback al pubblico e c'erano 15 persone, 13 persone su 15 mi dicono: sì, tutto interessante Chiara, il problema è che per la mia professione LinkedIn non serve. E allora qui mi sono resa conto di quanto è importante non partire da quello che noi sappiamo, in quel caso appunto come strutturare un profilo LinkedIn, ma da loro. Cioè, che cosa pensano le persone che ti ascolteranno? È da lì che dobbiamo partire. Probabilmente se avessi fatto la mia presentazione partendo dal caso di una persona che pensava che LinkedIn non potesse servirle niente e che poi con determinati stratagemmi è riuscita a farsi conoscere, avrei sicuramente incuriosito di più. Quindi il grande errore è l'errore che fanno tutte le persone, ormai non posso dire tutte perché con centinaia di clienti che ho avuto in questo periodo in cui lavoro da sola non ce n'è stata una che di sua natura parte con l'approccio giusto, perché la nostra mente è fatta così, semplicemente siamo programmati per partire dalla soluzione, non dal problema. Questo è quello che vedo, cioè lo constato quotidianamente in ogni cliente che seguo ogni giorno. Cadere in questa trappola è facilissimo, e avere un allenatore di public speaking al tuo fianco ti impedisce di fare quell'errore che ho fatto io. Come vengono queste sessioni di allenamento? Online, via Skype? Sì, prevalentemente le faccio via Skype, su richieste sono possibili anche di persona.
E si lavora sempre, come dicevo prima, in tre fasi. C'è la primissima fase, prima c'è una consulenza preliminare strategica nella quale definiamo insieme, ci conosciamo, quindi conosco la persona, capisco quali sono i suoi obiettivi, le spiego il mio metodo di lavoro e le spiego come raggiungere il suo obiettivo. Poi se la persona accetta di intraprendere un percorso con me, facciamo delle sessioni che possono essere appunto di persona o su Skype, e in queste sessioni lavoriamo sempre in tre fasi. Fase numero uno è una fase di analisi nella quale faccio alla persona tante domande finalizzate a tirar fuori informazioni utili per il discorso e soprattutto, come dicevo prima, per permetterci di partire dal problema e non partire dalla soluzione, quindi per far sì che poi il discorso calzerà a pennello sul pubblico di destinazione. Fatto questo lavoro di analisi che guido io, si passa alla seconda fase, nella quale prendiamo il modello che utilizzo io si chiama Partenone, e andiamo a mettere i vari contenuti all'interno di questa struttura, dove c'è sempre un incipit, cioè un'apertura accattivante, c'è un corpo del discorso tipicamente diviso su tre pilastri in climax ascendente, e poi abbiamo un tetto, quindi una conclusione che smuove all'azione e contiene la cosiddetta drawing pipe, quindi una linea di collegamento che ti ricollega all'incipit per dare al tuo discorso una struttura circolare. Quindi scritto insieme al cliente il discorso e sistemato, rivisto, magari tra una sessione e l'altra il cliente me lo manda, io lo rivedo, gli do dei feedback, magari mi manda dei piccoli video, io li rivedo, gli do dei feedback. Si arriva alla terza fase, che è quella delle prove, nella quale appunto ti dico: aspetta, muovi meglio le braccia, abbassa la voce, fai le pause, no, guarda, hai bisogno anche del supporto della doppiatrice per migliorare la dizione, dipende dai casi, ok? Quindi questo è il lavoro che si fa con me per quanto riguarda la modalità one to one. Ovviamente poi ci possono essere delle classi anche o fisiche oppure via webinar, mi organizzo anche periodicamente. Questo è il lavoro, quindi è basato su metodo allenamento feedback, metodo allenamento feedback, finché non ci rendiamo conto che la persona è pronta per andare a fare il suo evento oppure per mettere finalmente il suo video online. Che strategie utilizzi per diffondere e far conoscere i tuoi video a un pubblico sempre più vasto? Beh, ho il canale YouTube curato da un professionista anche di YouTube marketing e pubblico un video a settimana su questo canale e poi diffondo questi video anche sui social, quindi in primis LinkedIn e Facebook. Che software utilizzi attualmente per le tue attività di public speaking? Se venissero a meno avrebbero un impatto significativo sul tuo video public speaking? Ah, guarda, non mi occupo assolutamente io della parte di editing, perché è una cosa che mi fa il videomaker, quindi io parlo, registro e poi mi fa tutto l'editing, mi mette le grafiche e addirittura me li posta su YouTube. Quindi è il videomaker? Sì, delego, assolutamente sì. Poi ovviamente mi capita nella vita di dover fare dei mini video, come ad esempio devo fare oggi, magari legati al lancio di un infoprodotto piuttosto che alla condivisione di un'esperienza. E allora ho il mio classico smartphone, non li metto su YouTube, questi sono video un po' più ludici, e uso Quick, che è una piccola applicazione ad esempio che ti consente di montare le tue foto, di fare diventare un video che scorre a ritmo di musica, molto simpatico, ci metto poi delle scritte, delle didascalie. E questi li utilizzo ad esempio per promuovere i miei corsi. Hai delle routine, delle abitudini personali che contribuiscono al tuo successo? Tanta costanza, nel senso che non sono mai ferma, faccio sempre cose e non mi fermo mai, nel senso che se ho raggiunto un obiettivo lo celebro e poi penso subito: ok, adesso qual è il prossimo? Non mi piace dormire sugli allori, penso sempre più in là di quello che dovrei probabilmente. Comunque sì, mi sento lungimirante e costante soprattutto, e anche secondo me ho una mentalità aperta, nel senso che sono molto aperta alla sperimentazione, mi piacciono le collaborazioni
e tendo sempre a vedere anche i clienti come degli eroi di un viaggio, non li vedo come delle persone che pagano e stop, ma li vedo come delle persone che grazie a me possono veramente crescere, fare qualcosa in più nel loro business e quindi a loro volta dare anche più valore ad altre persone. Quindi questo secondo me significa lavorare col cuore. Se potessi raccomandare una risorsa, un libro ai nostri ascoltatori, quale sarebbe e perché? Beh, sicuramente in primis il mio libro Video Public Speaking, perché è ora che imprenditori, professionisti e manager mettono la faccia davanti alla telecamera, perché i video, come dicevo prima, sono uno strumento che ti consente di accelerare la fiducia, quindi le persone non ti conoscono però ti vedono ripetutamente online e quindi iniziano a sviluppare un certo feeling con te, e quando ti conosceranno dal vivo non sarai più un estraneo e sarai probabilmente anche agevolato nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Poi, oltre al mio libro, consiglio un altro libro, che è il libro di Come conquistare il cliente con il metodo Success Insights, che ti consente di capire quello che intendevo prima con il metodo dei colori, rosso, giallo, verde e blu, per capire come comunicare in modo più efficace nella vendita e nella gestione anche del team, nella motivazione dei collaboratori. Poi io leggo molti libri, sì, ma prevalentemente in lingua tedesca, perché ho degli speaker di riferimento del mondo tedesco, quindi non te li posso citare a meno che le persone sappiano il tedesco. No, ma se ce n'è qualcuno veramente interessante, magari si trova in inglese piuttosto che in italiano. The TED Effect, cioè come preparare un discorso per TED, che è un libro scritto da due trainer molto importanti internazionali, che sono John Zimmer e Florian Nuck. Questo è un libro molto importante, ho detto se un giorno mi capiterà di parlare a un TED Talk, come mi auguro, voglio comunque essere il più possibile preparata e quindi iniziare sin da subito ad avere un rapporto di vicinanza con questo mondo. Come si fa a parlare un TED Talk? Tu hai parlato di capita o si fa capitare? Si fa capitare nel senso che devi sicuramente fare qualcosa di eclatante nel tuo settore e soprattutto essere percepito come un punto di riferimento per qualcosa. E poi, a quanto ho capito, non ti devi candidare, perché se ti candidi sei escluso in partenza, devi semplicemente aspettare la chiamata e ovviamente dare del tuo meglio ogni giorno per far sì che questo accada. Qual è il miglior consiglio che hai mai ricevuto? Il miglior consiglio che ho mai ricevuto è quello di un mio amico che si chiama Andrea, che è quello di osare sempre e di non avere paura di investire o di fare qualcosa di nuovo all'interno del business laddove ci sono delle comprovate possibilità di successo, e quindi di stringere i denti e di uscire costantemente dalla zona di comfort, perché è solo così che si può crescere. Grazie Chiara. Dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Già prima citavi i tuoi canali. Invito tutti gli ascoltatori a visitare il mio funnel Chiara Sati.it, si possono iscrivere gratuitamente lasciando la loro migliore email e potranno subito accedere ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere una copia gratuita del mio libro pagando soltanto le piccole spese di spedizione. E poi potranno appunto ricevere notifiche sui miei prossimi eventi e tutte le mie newsletter, nelle quali ovviamente do dei contenuti di valore e spiego il public speaking da tantissime angolazioni, dalla parte video alla parte presentare offline, alla parte public speaking davanti a un audience international, l'articolo che uscirà questa settimana. Insomma, ho sempre qualcosa di nuovo da dire, da comunicare e soprattutto anche da condividere, perché mi piace condividere con le mie community anche quello che faccio, i successi che ho, gli errori che faccio, le persone che incontro e le esperienze che mi aspettano. Grazie, ciao. Grazie a te Marco, ciao. Grazie per aver ascoltato il podcast. Ti ringraziamo il nostro sponsor presentazioneanimata.it, la società che realizza le video animazioni professionali che ti aiutano a catturare l'attenzione dei potenziali clienti. Dalla scrittura del testo al voice over, dal sound design all'animazione, con infinite revisioni fino a completa soddisfazione. Solo con presentazioneanimata.it puoi avere la tua perfetta video animazione, che aumenta il tasso di conversione fino al 180% e fa crescere il tuo business.
lascia una recensione o un commento su iTunes o Spreaker e fammi sapere quali argomenti vuoi che siano trattati in futuro. Ricordati di iscriverti al canale per non perderti i prossimi consigli e strategie che ti possono aiutare a sviluppare il tuo video marketing. Mi puoi contattare su videomarketingpodcast.it, dove troverai la mail e l'indirizzo al canale Telegram, Video Marketing Italian o WhatsApp, per partecipare anche te alla realizzazione delle interviste. Fammi sapere chi vuoi che sia intervistato e che domande fare agli ospiti. Ringrazio l'editore YouMedia Web e non ti perdere gli altri miei canali. Le recensioni dei libri di Business for Dummies, il podcast diario di due imprenditori digitali che conduco con Daniele Besana. Troverai tutte le informazioni qui sotto nelle note dell'episodio. A presto!